Ciao a tutti e benvenuti in un video senza tagli, ovvero mi piace vivere con l'ansia, un quarto di ansia alla volta in pratica, perché in questi video può succedere di tutto e io non posso tagliare e quindi è divertente per quello, mi vedrete andare in ansia e agitarmi man mano che il tempo passa, anche perché tipo quando ci sono quei momenti in cui io non so, metto il mascara, faccio le sopracciglia e non parlo, mi viene l'agitazione del tempo morto, di riempire i silenzi, quindi dovrò parlare continuamente e anche tenere il video il più corto possibile. Andrà benissimo, non vedo l'ora, tra l'altro mi è già caduto tutto quello che potevo mentre allestivo tutto quanto e le premesse sono ottime. Comunque questo video è in collaborazione con NYX Professional Makeup perché oggi vi vado a mostrare alcune novità e in generale andrò a truccarmi con dei prodotti che mi piacciono del brand, quindi tra l'altro mi devo anche avvicinare, zoomarvi, non posso tagliare. Ah, dobbiamo muoverci. Ok, dai, sì, siamo soddisfatti. Allora, come prima cosa vado a mettere un primer. Oggi le frangette qua non è che siano proprio... Non stanno, non vogliono stare. E comunque vado a mettere il primer Bare With Me. Questo qua è quello con l'SPF 30 e tutta la linea Bare With Me sapete che mi piace molto perché è quella super idratante, proprio secondo me adattissima per pelli secche, e questo primer mi piace per, ovviamente perché è idratante, ma anche perché nel complesso ha l'SPF che non ci sta mai male, insomma è un modo per andare ad aggiungerlo, poi di base è meglio metterne comunque sempre al di sotto, ma se ce lo siamo dimenticato proprio, forse sarebbe meglio togliermi le frangette qua, i ciuffetti, ecco, e se ce lo siamo dimenticato possiamo rimediare così. E poi vado a fare anche un attimo le sopracciglia, che è una cosa che mi richiederà un po' di tempo, quindi cominciamo già ad agitarci. Ah, tra l'altro fortunatamente nel palazzo di fianco hanno smesso di fare i lavori, quindi sono abbastanza salva da quel punto di vista. Vabbè, non trovo le cose in tutto ciò. Intanto pettiniamo un po' le sopracciglia, che comunque, cioè, notate, vi prego, la quantità di peli che crescono. Scusate, cioè, nel senso, ovviamente non è che mi sono portata avanti, mi sono messa le cose, niente, non lo trovo. Stavo cercando il brow glue. Ah, eccolo qua. Immagino che bei suoni sentirete voi. Sarete proprio felici. Vabbè, e comunque metto prima il brow glue, che sapete è meraviglioso, cioè come le tiene questo prodotto, nulla. Le pettino anche molto bene con questo scovolino. Spero di non mettervi ansia con questo video, di non trasmetterne. No, adesso mi calmo. È solo il pensiero di doverlo fare che mi angoscia, perché dico poi magari mi sono dimenticata qualcosa, non lo so. Ah, tra l'altro, per i puristi del canale, so già che mi direte tipo Gaia, ma la musica è diversa, lo so, però il brand ha richiesto che utilizzassi questa musica e quindi, dai, per una volta possiamo farcela. Tra l'altro ho pure un po' di tosse. E, ottimo per questo video. Comunque, è come fare una live in pratica. Però con la differenza che tipo nelle live voi nel caso potete scrivermi qualcosa e quindi darmi argomenti di conversazione. Invece qua devo inventare tutto io, improvvisare, sperare che l'og sia di là e non impazzisca, che non suoni il citofono, che non... Insomma, avete capito. No, ma sul serio, le mie sopracciglia... Ma parliamone, ma sono così soddisfatta. Cioè, il più grande obiettivo raggiunto di quest'anno. Quindi ci accontentiamo di poco. No, vabbè, dai, scherzo. Vabbè, i tempi morti vorrà dire che li farò riempire a Basic Megaia. Io questo lo chiamo sfruttamento. Contatterò presso i sindacati. Che comodità. Allora, adesso... ho messo il primer. Ah, non vado a mettere il fondotinta, voglio veramente una base ultra leggera. Niente, il video di oggi va così, ragazzi. E vado a mettere il correttore, però, ovviamente. E metto il Born to Glow, quindi ne metto un po' di più, magari di quanto ne metta di solito. Perché, ma tra l'altro, forse è troppo luminoso. Molto meglio, sì.
Qua non so perché inizio a sentire dei suoni di Trapani e non dovrebbero esserci. Questo è un po' chiaro, devo metterne uno un pochino più scuro perché mi sto abbronzando a forza di allenarmi al parco, come vi dicevo, mi sto un po' colorando e per questa ragione le cose che prima andavano bene ora non vanno più bene i colori, quindi provo con questo che è un po' più scuro. E questo che colore è? Natural. Come vedete, cioè non so se vedete, ma ho fatto un tentativo di rifare le lentiggini con l'henné, però non sempre mi vengono. Cioè non so bene quale sia la variabile, l'incognita per cui ogni tanto vengono e ogni tanto no. E come vedete sì, mi sono convertita ai pennelli. Basta spugnetto. Ma non so perché... Cioè mi trovo proprio bene ultimamente a usare i pennelli. Boh, ragazzi, cioè sono quei momenti della vita in cui io, sapete, sono un acquario innanzitutto e quindi già questo probabilmente influisce molto la posizione degli astri nelle mie decisioni di vita quotidiana. Però poi, allo stesso tempo, proprio io a caso decido che non mi piace più una cosa, cioè mi stufo. Non so perché sono così. Comunque qua ho un brufolino che copriamo anche qua. Anche qua. Giuro che non ho più comprato le gocciole... Riuscite anche a parlare bene? Giuro che non ho più comprato le gocciole wild però. Quindi non è colpa delle gocciole. Allora, ne metto ancora un po' perché non avendo messo il fondotinta voglio... pelino più di copertura, però in generale neanche troppa, cioè voglio una base oggettivamente naturalissima e poco coperta. Non so, ultimamente lo sapete benissimo che non mi piacciono le robe troppo pesanti e le basi troppo coprenti, per cui niente di nuovo sotto il sole, che oggi c'è, perché oggi c'è il sole. Wow, che voli pindarici che faccio. Allora, adesso passo un prodotto, non siete pronti, cioè è tutta la ragione per cui volevo girare questo video, per farvi vedere i nuovi Bare With Me Luminous Cheek Serum. Sono tre, io ne ho due e non so quale andare a mettere, ho Peach Bronze e Sienna Bronze, forse li potrei mettere entrambi perché sì, allora comincio con Peach, abbiamo detto Peach Bronze, sono... quello che c'è scritto, Cheek Serum, quindi sono dei blush liquidi ma di una leggerezza e di una... non lo so, sono proprio come quasi a base... non so se siano a base d'acqua, però sembrano quasi un'acqua colorata, talmente sono leggeri. Questo qua è Peach Bronze. Metto un po'... non li vado a mettere con le mani, tranquilla. Non sono ancora arrivata a quel punto, anche se sicuramente ci arriverò presto. Volevo solo spalmarli un po'. Poi prendo un pennello, questo qua, sempre di NYX, è il numero 25 di questa linea. Certo che se perlomeno non mi andasse via la voce mentre registro sarebbe proprio meraviglioso. Cioè, no ma vi giuro, cioè, sono facilissimi da sfumare, sono meravigliosi. E danno proprio un tocco di colore, quindi non si può esagerare, è impossibile esagerare. Sono troppo belli. Cioè, mi sono innamorata, vi giuro. Vabbè ragazzi, non taglio ma l'audio lo tolgo perché sentire me tossire è veramente troppo. Non so perché ho la tosse, secondo me perché mi sto allenando all'aperto e tra sudore, un po' di vento, eccetera. Succede, e spero sia quello. Comunque vado a mettere un po' di Sienna Bronze che è un po' più scuro, quindi lo concentro più sulla parte alta degli zigomi. Qua. Che bello. No ma, cioè veramente, forse un po' si può esagerare, tipo come sto facendo io adesso, ma adesso rimedio con... il pennello con cui ho sfumato il correttore, così si attenua un po'.
Ma l'effetto è proprio stupendo. Cioè, guardate qua, è bellissimo. Naturalissimo. Per questo non ho neanche voluto mettere il fondotinta perché mi piace che si veda sotto la mia pelle. Voilà. Adesso, cosa volevo fare? L'eyeliner. Allora, il trucco voglio farlo super semplice perché poi vi voglio far vedere invece i prodotti labbra, però posso fare un eyeliner un po' colorato. Ma no, ma lo faccio nero. Marrone. Marrone, lo faccio marrone. E poi volevo anche utilizzare una matita colorata, così diamo quel twist particolare. Uso l'Epicwear. Tonalità brown. Adesso voglio proprio vedere mentre faccio l'eyeliner, se mi piglia l'ansia di parlare a macchinetta di cose. Allora, che poi tra l'altro sto allenamento che ho fatto, mi fa male tutto. Sto allenamento che ho fatto è veramente distruttivo e io l'ho fatto molto peggio di come l'abbiano fatto tutti gli altri, nel senso che io faccio le robe facilitate, no? E in più lo faccio tipo una, massimo 2 volte a settimana. Nel frattempo faccio altri allenamenti, però. Cioè, loro lo fanno 4 volte a settimana. 4! E non al regime in cui lo faccio io, lo fanno, cioè, molto meglio. E quindi, niente. Mi sono sentita un po' così, che alla fine, dopo un anno di allenamenti, sono ancora molto indietro. Però io vorrei svegliarmi tipo Kyla Itzines, Pamela, no? Cioè, no, non è possibile. Semplicemente pensarlo e svegliarsi così sarebbe meraviglioso. Cioè, non fare fatica. Sono stufa di far fatica, ma l'eyeliner mi è venuto benissimo. Forse il segreto è parlare mentre lo faccio, così non penso. Adesso devo solo fare l'altro uguale. Solo. Ce la faccio. Ah, mi tremano le mani. Perché mi fanno male le braccia? Ma si può? Oh, vabbè. Comunque, di cos'altro posso parlarvi? Vlog, innanzitutto, per fortuna non sta. Cioè, penso sia andato a dormire. Il che mi preoccupava perché invece prima è entrato, ha buttato giù tutto quello che poteva. Ah, e poi volevo dirvi che ho quasi ultimato lo studio. Quindi la prossima settimana vedrete sicuramente il video dello studio tour. Allora, devo correggere l'eyeliner però perché prima che si asciughi. E quindi sì, studio tour, sono molto fiera di me di essere riuscita a farlo in soli 6 mesi che abito qua, in questa casa. Però meglio tardi che mai, giusto? Vabbè, l'eyeliner è venuto un po' così, è di qua. Aggiustiamo un secondo. Tra l'altro cioè, ho uno specchio lontanissimo. Perché? Perché mi piace complicarmi la vita. Mi piace vivere così. Un po' con quel. Sempre sul bordo del precipizio. Se così vogliamo. Però. Oh no. Bello questo eyeliner. Cioè, di qua è venuto molto meglio, quindi soffermiamoci più da sto lato, però bello. Adesso, matita, volevo mettere una matita colorata. Ma di che colore? Verde? Verde, fucsia? Oppure azzurro? Azzurro. Ma sì, dai, l'azzurro mi era piaciuto l'altra volta, quindi ci sta. Doveva succedere. Che poi, appunto, video senza tagli, però poi vi voglio mettere uno, la ripresa alla luce naturale e due, visto che provo dei prodotti waterproof, cioè no transfer, dei prodotti labbra no transfer, volevo mettervi anche la prova del bacio, che alla fine è sempre interessante, e quindi almeno quelli come tagli li farò. Quindi è un video senza tagli fail. Tra l'altro i trapani io li sento e quindi spero che invece voi non li sentiate. Cioè, hanno iniziato ora.
sono giorni che non li sento più. Oggi che faccio il video senza tagli hanno deciso di andare avanti. Comunque, mascara on the rise. Ma che pronuncia? On the rise. Mamma mia. Dovrei insegnare inglese. E poi adesso intanto vi parlo dei prodotti labbra che andrò a utilizzare. Poi oggi ne uso uno, ne applico uno, ma su Instagram vi faccio vedere gli swatch di quelli che ho. E sono i nuovi lingerie. Adesso mi è andata di traverso la saliva. E sono i nuovi lingerie XXL. Sono dei rossetti liquidi, non so se vi ricordate i lip lingerie di NYX, erano praticamente tutte tonalità di nude. Adesso hanno riproposto quei colori, o comunque colori nude, mi sembra siano 24, con questa texture però molto particolare, nel senso che all'applicazione sembra quasi vinilica, sembrano quasi, non lo so, sì, dei rossetti cremosi, poi si asciugano, ma sono estremamente elastici ed estremamente leviganti. Io l'ho notato proprio perché un giorno ne ho messo uno tutto il giorno, più o meno, perché poi sì, ero uscita, ho bevuto, mangiato e mi sono dimenticata di averlo, cosa che se mi conoscete un minimo sapete che non mi succede spesso, perché io non sopporto i rossetti liquidi ormai, cioè proprio faccio fatica. E mi è piaciuto proprio perché non me ne sono neanche accorta, che c'è. Sono arrivata a casa e ho detto, ah già, io avevo un rossetto. Ah, tra l'altro una resistenza anche notevole a bere e mangiare. Oltretutto io non è che sia chissà che signorina mentre mangio e bevo, cioè non è che faccio poi così tanto caso a come addento o a come bevo. E ho resistito parecchio, quindi ottimo. E non so quale mettere, perché l'altro giorno ho messo questo, mi è piaciuto molto, però anche questo più scuro. Ma sì, dai, mettiamo un po' più scuro, che non metto mai cose scure. Però volevo levare un po' il balsamo labbra che ho messo prima. Allora, questo si chiama Unlaced, credo si legga così, ed è un, un colore, cioè non è scurissimo, però comunque più scuro di quelli che metto di solito, così non usiamo sempre il solito nude. Poi ne ho provati altri, mi piace molto, anche se più pescatino, ma sapete che ho scoperto che a quanto pare il pesca mi piace, è Expose Me, questo nude qua, l'ho messo parecchie volte. E l'applicatore anche rende veramente facile l'applicazione, poi magari se non parlo mentre lo applico è anche meglio. Bisogna solo dargli il tempo di asciugare senza strofinare troppo le labbra, ma quelli in generale con tutti i rossetti liquidi secondo me. E la cosa bella è proprio l'effetto levigante, riempitivo, nel senso camuffa e minimizza le rughette delle labbra. Che voglio dire? Non è che ci dispiaccia, o no? Sono anche riuscita a non metterlo proprio malissimo. Però sono sempre in tempo a rovinarlo. Eccoci qua. Altro tempo morto da riempire. Non mi paga abbastanza per questo. No dai, non l'ho rovinato. Appunto, lo lascio un attimo asciugare. Nel frattempo qua io levo le mie cose. Oggi la frangetta, non so, è sconvolta dall'allenamento e non vuole stare. Comunque, questo qua è il risultato finale. Ovviamente, anche se il video senza tagli, ve lo faccio vedere la luce naturale, perché va bene tutto, però cerchiamo di mantenere quel minimo di professionalità che ci siamo guadagnati in 5 anni su YouTube, quindi quello e il test del bacio, quando appena si asciuga, penso che bacerò Log, e in questo modo è finito sui denti? No, ok, avevo l'ansia che mi fosse finito sui denti. E niente, sono super contenta perché, allora, secondo me questi cheek serum sono meravigliosi, cioè ve lo giuro, ma poi guardate,
danno questa lieve lucentezza, ma non sono grassi, non so come spiegarvi, non, cioè non sono appiccicosi come magari possono essere altri prodotti un po' più a base olio, ecco. Sono leggeri, cioè danno colore senza quasi avere uno strato, sono impalpabili. È bellissima questa cosa, mi piacciono davvero moltissimo, mi sono piaciuti subito. E i rossetti liquidi, visto che tra l'altro adesso che finalmente si può uscire, ho messo le mani in tasca, perché? Cioè come se boh, adesso siamo in questa modalità, no? Ma sì, come se fosse qua. E, visto che dobbiamo mettere le mascherine, però si può anche uscire, almeno in zona gialla, spero che siate tutti in zona gialla, ma purtroppo so che non è così. La cosa bella è che finalmente possiamo ricominciare anche a far vedere le nostre bocche, le nostre facce per intero. E quindi questo vuol dire che dobbiamo ricominciare, cioè comunque possiamo ricominciare a mettere il rossetto, ma allo stesso tempo deve essere no transfer, che per me è proprio il peggio del peggio che si possa chiedere. Invece con questi sono contenta perché non li sento, sono proprio elastici, è una texture particolarissima e hanno dei colori davvero meravigliosi che appunto vi swatcho su Instagram, qualcuno lo vedrete su Instagram. E basta, sono contenta. Dai, è venuto bene e siamo anche in un tempo decisamente giusto, 20 minuti, perfetto. Quindi, se siete arrivati a questo punto del video, commentate con... Vabbè, con una pesca, perché questi qua, questo blush si chiama Peach Bronze, anche se è poco innovativo. Però non mi viene in mente nient'altro. E noi ci vediamo... Ah, ringrazio Nyx ovviamente per aver collaborato con me in questo video e ringrazio voi per averlo guardato e noi ci vediamo nel prossimo. Peace out! Ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di Basic Gaia. Vabbè, doveva succedere. Niente, non ti lascia niente. Mi odia. Vai, scendi.